tema di quest'anno è Feeding Landscape, che è in linea col tema dell'Expo, che e quindi sul cibo. Noi lo trattiamo dal punto di vista del paesaggio, quindi il paesaggio che nutre, il paesaggio quindi agrario che ha trasformato e trasforma continuamente il nostro paesaggio italiano. Quest'anno ci dovremmo aspettare una manifestazione molto più ampia, quindi due piazze, un evento di green design che riguarderà tante location di Città Alta, un landscape route, un percorso lungo i colli di Bergamo, un seminario alpino, l'Alpine Seminar all'Ostello Curò e tante altre novità che caratterizzeranno questa manifestazione 2015 che è stata potenziata per l'Expo. L'idea che verrà raccontata stasera è quella proprio di mettere in gioco non più solo Piazza Vecchia ma tutta Città Alta sostanzialmente. In particolare giocheremo sulle due piazze, su Piazza Vecchia e su Piazza Mascheroni, che abbiamo recentemente liberato dalla stratificazione delle macchine che la occupavano, delle automobili, e quindi si restituisce questa piazza pienamente alla fruizione della città. Però non sono solo le due piazze, il percorso che le unisce, ma tanti angoli di Città Alta che diventano protagoniste delle due settimane di questa manifestazione. Il Museo di Scienze Naturali è sempre in relazione a tutte le principali attività e istituzioni del territorio. Di conseguenza ci è sembrato opportuno, per una iniziativa così seguita e così attesa, collaborare. E anche perché l'argomento di quest'anno è un argomento che sta molto a cuore al Museo di Scienze Naturali, e quindi l'idea è quella di collaborare proprio anche nell'attività che si verrà svolta nel mese di settembre e ci vedrà partecipi e collaborativi. Da diversi anni ormai presentiamo una serata di entomofagia, questo non per porre nuove pietanze sulle nostre tavole, ma per uno scopo proprio istituzionale del Museo di Scienze Naturali, far capire che gli insetti, per quanto siano osteggiati, non sono poi così nocivi, così sporchi e così deleteri come vengono dipinti e considerati dalla gente. Abbiamo puntato sul tema del paesaggio, replicando quelli che sono i colori e le consistenze vegetali che si incontrano un po' dappertutto. In questo caso abbiamo fatto un piatto che è l'assemblaggio di una quindicina di essenze diverse, disposte e assemblate volutamente a caso, con consistenze, temperature, testure diverse, per una risultante volutamente stimolante. Il caso alcune volte stimola di più della programmazione. Gli insetti mi sono cimentato. Non li rifiuto, perché credo che comunque serva essere eclettici. Per fortuna c'è anche qualcos'altro, però ci abbiamo giocato. Abbiamo fatto anche una bella composizione con un'ambra di cavalletta inglobata dentro nella gelée di asti, dei tartufetti con i vermini, però voglio dire, preferisco questa roba, sia chiaro.